Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato questo spazio e per averci dato questo, per averci concesso questa breve chiacchierata. Presentati per i nostri lettori, raccontaci un po' Yeshabel. Ok, intanto grazie a te di avermi dato questa opportunità. E allora, sì, diciamo che se mi dovessi presentare a qualcuno come Shabel, direi che questo nome è dato dalla mia essenza artistica, nel senso che tutto questo nome rappresenta quello che sono io come artista, nel senso ho iniziato a fare musica quando ero veramente piccolissima e diciamo che descrivere l'amore per la musica sarebbe come raccontare una storia d'amore in un solo bacio, nel senso che io veramente sono nata con la musica, la amo con tutta me stessa e non so neanche definirti quando realmente è iniziata questa cosa. Se dovessi descrivermi, mi descriverei come un artista che appunto non ha scelto di intraprendere questo percorso perché un giorno si è appassionata di questa cosa, ma mi definisco un'artista che è nata per fare questa cosa, è nata per cantare, perché per me è veramente, diciamo, un modo fondamentale di esprimermi, di esprimere quella che sono, di emozionarmi. E niente, diciamo che è tutto, veramente, è tutto quello che sono, la mia musica, ecco. Quindi, se la domanda era chi sono, è musica. Il tuo singolo d'esordio si intitola On My Way. Per quale motivo questo titolo e soprattutto cosa vuoi raccontare con questo tuo singolo d'esordio? Allora, il singolo si chiama On My Way perché rappresenta un momento molto importante nella mia vita, rappresenta una svolta nella mia vita. E si chiama On My Way, quindi sulla mia strada, proprio perché sta a significare un cambiamento molto grande nella mia vita, una metamorfosi tra quella che ero e quella che sono in questo momento. E si potrebbe dire tra la ragazza che ha un sogno e vuole cantare e l'artista che mi sono, diciamo, prefissata di diventare, ecco. Diciamo che parla di un qualcosa di molto privato, di una rivincita personale nei confronti di una persona che mi è molto vicina e mi ha fatto stare molto male, mi ha fatto soffrire molto. E, questo brano, diciamo che è dedicato a tutte le persone che hanno un qualcosa di un ostacolo che hanno dovuto superare e che li ha resi ovviamente diversi nella loro vita, li ha cambiati, ma che hanno avuto la forza di ricominciare e di scegliere di essere una persona diversa, di essere una persona più forte di quello che gli è successo nella propria vita, ecco. Quindi ha un valore molto importante per me. Sono state pubblicate due versioni di questo brano, una versione diciamo tradizionale, una versione remixata e prodotta tra l'altro da Paolo Sandrini. E se tu dovessi scegliere una delle due, quale sarebbe quella la tua preferita? Ok, allora io sono, non lo nego, sono assolutamente affezionata alla versione principale, quella non nel remix, diciamo, perché ci ho lavorato talmente tanto che è proprio come un figlio per me quella canzone, la adoro e diciamo che non, è difficile anche distaccarsi da quello che era il progetto iniziale. Sicuramente. Non nego neanche che il remix di Sandrini mi ha veramente stupito quando l'ho sentito la prima volta, ho detto mi fa impazzire, ero entusiasta, ecco. E, quindi diciamo che sono alla pari, forse giusto per il fatto che On My Way originale è nata per prima ed è nata con questa idea, scelgo quello originale, ma il remix è veramente molto, molto fatto bene. Sì. Ma se dovessi ascoltare il remix in un dance floor, magari quando si potrà tornare a ballare, lo balleresti? Allora, io cioè, sono anche di parte ovviamente, quindi certo, sì, assolutamente lo ballerei. Però a livello oggettivo devo dirti che secondo me è un remix molto ballabile. Io lo ballerei e penso che lo ballerebbero anche gli altri, ecco. È quello che spero sicuramente, appena si potrà. Sei passata da una partecipazione a un noto programma televisivo come ballerina quando eri piccolissima, per poi arrivare a Sanremo con Sanremo Junior e Aria Sanremo, di cui sei arrivata in finale, e adesso hai dato questa svolta, diciamo, più internazionale. E a cosa dobbiamo questa svolta?
Allora, diciamo che il pensiero di puntare a qualcosa di internazionale a livello di progetto c'è sempre stato, nel senso che fin da piccola io scrivevo in inglese, le prime canzoni che ho scritto sono state in inglese, all'età di 13-14 anni. Poi ho avuto un periodo nel quale mi sono immersa nel cantautorato italiano, quindi ho pensato solo a quello, quindi è il motivo per il quale scrivo anche in italiano. Ma diciamo che la cosa che mi ha spinta a fare questa scelta è stata una questione proprio di cosa voglio trasmettere e in che modo lo voglio fare. Ecco. Quindi ho deciso di puntare a un qualcosa di più internazionale perché attraverso l'inglese al momento mi esprimo meglio quello che voglio raccontare come messaggio. Ecco, questa è la reale motivazione. In questo periodo siamo tutti un po' limitati, non riusciamo a fare quello che vorremmo. Quanto ti manca la musica dal vivo? Guarda, questa è una bellissima domanda e mi manca tantissimo. Io sono una grande amante della musica d'insieme, ho sempre fatto tante serate in giro, amo anche proprio semplicemente andare ad ascoltare musica dal vivo, è una cosa che la mia famiglia anche mi ha sempre abituato a fare, quindi diciamo che mi manca tantissimo, mi manca tantissimo quanto mi manca viaggiare, andare a visitare. Appunto, anche la nostra bellissima Italia e penso che sia così per tutti, ecco. Sicuramente quest'anno ha veramente compromesso tanti settori, compreso quello della musica, però sì, se devo dire qualcosa che mi manca moltissimo è la musica dal vivo, sì, hai proprio ragione. C'è un brano, un artista in particolare e non può assolutamente mancare nella tua playlist. Battisti. Battisti come se piovesse, guarda, proprio lo ascolto tutti i giorni, assolutamente. Battisti. Canzone preferita di Battisti? È una domanda troppo difficile? No, guarda, non è una domanda difficile, ce ne sono talmente tante, però diciamo con il nastro rosa, probabilmente che vabbè, è un classicone, anche pensieri e Hai scelto le mie due preferite, tra l'altro, quindi. parole. Perfetto, no, sono veramente poesia, ecco, sì. Come stai passando questo periodo? Stai facendo qualcosa in particolare? Guarda, allora, sto studiando tantissimo per il Conservatorio di Milano, poi sto passando tanto tempo con la famiglia, questa è una cosa che devo dirti, apprezzo moltissimo, stare in un periodo del genere, vivere un periodo del genere mi ha fatto molto rivalutare anche tante cose, ecco, quindi ti dirò che passare più tempo con la mia famiglia è stato un regalo da questo punto di vista, quindi sto cercando di sfruttare i momenti insieme alla mia famiglia che vedo poco perché abbiamo tutti vite molto attive e diverse, ecco. Però appunto studio, cerco di fare lo sport che riesco a fare perché io senza sport non riesco a vivere e poi tanta musica, ho il mio studio qua di sotto e cerco di creare il più possibile. Se non potessi scrivere, cantare, fare, sarei stata disperata in questa quarantena, in tutto questo periodo, però devo dirti che con lo studio di sotto ho creato tante belle cose. Quest'anno è stato distruttivo, ma anche costruttivo per me, ecco. Domanda un po' off topic, hai detto che pratichi uno sport, ma quale sport pratichi? Io praticamente, sai, ti sfiderei a dire uno sport che non ho fatto nella mia vita, nel Ah! senso che ho sempre fatto tantissimo sport, però ho fatto la sciatrice agonistica per un sacco di anni, ho fatto atletica per tantissimo tempo e poi appunto la ballerina fino ai 14. E ultimamente però sto andando a correre, che è l'unica cosa che si può realmente fare, cerco di stare un po' al passo con gli allenamenti perché davvero senza non riesco a vivere. Ho capito. Vabbè, sì, effettivamente serve una valvola di sfogo in questo, soprattutto adesso che siamo tutti un po' limitati, non riusciamo. Guarda, io stesso, e sono tipo una delle persone meno sportive di questo mondo, sto iniziando a sentire il bisogno di una valvola di sfogo. Sì, no, da qualche parte, appunto, io nella musica, nello sport, cerco di sfogare quello che è, diciamo, anche un po' la frustrazione di questo periodo, se dobbiamo essere sinceri, perché a me davvero manca la vita sociale, uscire, fare tutto quello che era la mia quotidianità prima.
Il tuo nome d'arte nasce quando avevi circa 8 anni, se non erro, quando hai Sì. fatto un viaggio in Africa. Raccontaci un po' di questo, diciamo, di questa scoperta dell'Africa e dell'arrivo del tuo nome d'arte. Ok, allora, diciamo che la scoperta del mio nome d'arte è stata appunto 8 anni in Africa, poi la realizzazione che quello sarebbe stato proprio il mio nome l'ho avuta verso i 13-14 anni, appunto. È successo che ero in spiaggia in Kenya con i miei genitori a fare del volontariato e mi ricordo benissimo che questo sciamano mi chiamò a sé dicendo Shebel, 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 e io... mi ricordo che chiesi a mia madre di accompagnarmi, andai da questo sciamano appunto e lui mi disse che il mio animale guida era Shebel e io gli chiesi di spiegarmi di più, ecco, e lui mi disse che in me vedeva Shebel, che vuol dire tigre, nella nostra lingua appunto, e mi disse che avevo tantissime caratteristiche di questa tigre, che sarebbe stata la mia guida e che sarebbe stato come un totem, no? Quindi come un'anima gemella che ti segue nel tuo percorso. Io rimasi veramente, penso, proprio affascinata, ecco, questa è la parola giusta da usare. Rimasi molto affascinata, tanto che tornai al villaggio dove eravamo io e i miei genitori, continuando a ripetere questo nome, no? Tanto che lo segnai su questo quaderno e verso i 13-14 anni, così stavo riguardando un po' di ricordi, sfogliando le pagine di questo quaderno e vidi questo nome, Shebel. Ebbi proprio, sai, un lampo, no? Che dici, ok, quello deve essere il mio nome. E da lì in poi mi ricordo, sono uscita dalla mia stanza, guardai mio padre e gli dissi, da ora in poi io mi chiamo Shebel, non chiamatemi in nessun'altra maniera, chiamatemi così. Quindi, e poi piano piano ti dirò, ho iniziato a comprendere molto di più anche le parole che mi disse quest'uomo, appunto. E ad oggi mi ritrovo tantissimo in quello che mi disse allora. Quindi devo dirti che Shebel lo sento proprio mio. Perfetto, ti ringrazio e per aver detto qual è la pronuncia corretta, perché io sinceramente non, ammetto che non l'avrei mai capito, Guarda, quando lo essendo... scrivo lo in 10 maniere diverse, quindi non ti preoccupare. Perfetto. Shabella, Shabella, Shabel, così, proprio tranquillo, non te ne faccio una colpa. Hai sentito ancora più tuo di prima in questo nome intorno ai 14 anni, ma è stato quello il momento in cui hai detto ai tuoi genitori: mamma, voglio fare la cantautrice? No, allora, diciamo che io ho sempre avuto queste due, chiamiamole così, opzioni di vita parallele, nel senso io fin da bambina ho sempre voluto fare il medico, ho studiato al liceo scientifico proprio perché volevo poi lavorare come medico, solo che non riuscivo assolutamente ad abbandonare questo impulso, questa passione enorme che ho nei confronti della musica e un giorno... Neanche troppo tempo fa, è come se l'avessi sempre sentito dentro di me, ma è successo che ho scelto veramente di fare questa cosa all'età di 17 anni. Mi sono imposta di fare una scelta e di dire, ok, cos'è che veramente credi sia la tua vocazione? Perché credo che sia nel fare un lavoro come il medico che nel fare appunto l'artista. Ci debba essere dietro veramente una vocazione, un messaggio da trasmettere, un intento puro, ecco. E io ho capito che io credo di essere nata per fare del bene e credo di poterlo fare attraverso la mia musica, quindi questo, diciamo, è il mio intento, ecco, è esprimermi e fare del bene, portare anche del bene agli altri attraverso quello che è l'espressione di quello che sono io come artista, di quello che sono le mie parole, e i miei testi, eccetera, eccetera. E spero si potrà fare, esatto. Tra l'altro, se ci fai caso, sia quello del medico e quello dell'artista sono due lavori e in un modo o nell'altro salvano vite. Il medico salva le vite in una maniera, diciamo, più oggettiva, mentre l'artista salva la vita come fornendo una valvola di sfogo oppure un qualche spunto di riflessione. Quindi, comunque, Assolutamente. No, ma diciamo un percorso infatti parallelo. sì, esatto, per quello sì, ho detto proprio parallelo perché comunque sono molto distanti ma molto vicini come concetti, ecco, secondo me. Quindi
Sì, assolutamente. Però alla fine, appunto, con tutta la sicurezza del mondo, ho scelto di fare la cantante e sono convinta proprio al 200%. Progetti futuri, se puoi parlarne. Sì, posso, tranquillo. Non senza entrare nello specifico, diciamo che il progetto è continuare questo percorso in inglese, almeno appunto nel futuro prossimo. Appunto, di andare oltre i confini dell'Italia e cercare di portare quello che è la mia musica al di là dei confini e cercare, diciamo, di portarla prima magari in UK e poi in tutto il mondo, ecco, assolutamente. Va bene, io ti ringrazio per la disponibilità e per questa bellissima chiacchierata. Ricorda a tutti i nostri lettori che possono trovare questo singolo davvero bello, On My Way, su tutti i digital store. E quindi mi raccomando, ascoltatelo. Ascoltate tutte e due le versioni perché quella originale è davvero bella. Poi remix, se volete ballare, vi potete scatenare. A te quale piace di più? Ti A me piacciono entrambe, devo essere sincero. ho fatto una domanda scomoda, quindi attenzione a quello che rispondi. No, allora, quell'originale mi piace moltissimo. Il remix poi mi piace anche perché io dentro sono un po', sì, un po' dance, mi piace scatenarmi, quindi Bene, bene, perfetto. diciamo ho trovato pane per i miei denti con questo tuo singolo. Oh, benissimo, sono contenta, molto bene. Va bene, ti ringrazio, ti auguro tutto il meglio per questa tua carriera. Davvero. Ok, ti do un abbraccio, ciao.